risposta più valida. Si registra un calo dei tumori, ma in quanto a sopravvivenza i dati della Campania sono drammatici. È quanto emerso dal convegno Salute e Prevenzione promosso a Pagani dall'associazione Cambiavento e che ha visto confrontarsi sull'argomento e sul nuovo piano ospedaliero, tra gli altri, il consulente del governatore De Luca alla sanità Enrico Coscioni, che ha ribadito quanto sia importante puntare sulla prevenzione e sugli screening, il presidente della provincia di Salerno Canfora, il sindaco di Pagani Salvatore Bottone ed altre istituzioni. I tumori sembrano essere in calo. Che in bella calo. Notizia! Anche se per quanto riguarda la sopravvivenza, la Campania è un po' il fanalino di coda rispetto alle altre regioni italiane. Ecco perché è importante fare gli screening, arrivare alle diagnosi più tempo prima possibile e poter creare quelle reti di cui parliamo da tempo e che finalmente adesso stiamo partendo, grazie anche al piano di riordino ospedaliero che è stato fatto, con l'individuazione dei centri di riferimento. Ma la vera rivoluzione, come dice il Presidente De Luca, sarebbe quella di avere per le 15 patologie più importanti la prima visita in 15 giorni. Cioè quello che è importante è che il cittadino deve sentirsi garantito e rassicurato dal sistema sanitario, per cui entrare rapidamente nel mondo della sanità pubblica e poi eventualmente avere quell'accompagnamento che gli lo garantisce per la qualità e la durata dell'assistenza. È un evento informativo sul piano sanitario regionale, sul nuovo piano sanitario regionale. Come dicevo a qualche amico, sarebbe opportuno non dimenticare mai che la Regione Campania esce da due commissariamenti, certo. Siamo ancora commissariati, sia per quanto riguarda il settore bilancio e economia economico-finanziario, sia per quanto riguarda appunto la sanità. Quindi voglio dire, alla luce di questa semplice considerazione, si deve ancora apprezzare maggiormente lo sforzo fatto in questi ultimi mesi per dare un giusto programma di interventi attraverso il piano sanitario regionale. Mi sembra un buon piano. Soprattutto per quanto riguarda l'emergenza territoriale, mi sembra che si parli di cabina di regia unica, certo. Mi sembra che si parli di una cabina di regia da posizionare in altra sede rispetto ai cardarelli, poi la si troverà. Finalmente colmiamo il ritardo sulle reti emergenziali cardiologiche, cardiochirurgiche, traumatologiche, neurologiche. E credo che soprattutto sulla cardiologica e la cardiochirurgica e la neurologica non viviamo grandi ritardi. Sicuramente su quella ortotraumatologica dobbiamo colmare. Dobbiamo correre. È importante per la nostra città che si ponga l'attenzione su questa tematica che è essenziale per tutti quanti noi. Dopo i programmi importanti avuti dalla Regione attraverso il Presidente De Luca, adesso vediamo anche la concretizzazione di questi programmi, perché abbiamo sottoposto alla loro attenzione quelli che erano i disagi presenti nel nostro ospedale, quelli disagi anche da un punto di vista di sanità sul territorio, quindi parliamo dalla base, parliamo dagli ambulatori, parliamo dal distretto sanitario. E oggi, ecco, con la presenza anche del Presidente della Provincia, con la presenza del delegato alla sanità, il dottore Coscioni, ritengo che l'attenzione sia stata concretizzata ed oggi dobbiamo avere le soluzioni a queste problematiche. Gli ospedali devono avere un ruolo diverso. L'ospedale non deve smettere di essere generalista e perché ciò si possa fare bisogna che il territorio cresca, bisogna dare risorse al territorio, il territorio deve essere in grado di prendere in carico il paziente cronico che va curato dal distretto sanitario. L'intento del convegno è proprio soprattutto questo, quello di informare i cittadini del nuovo piano ospedaliero regionale approvato da poco, ma non solo, perché rispetto alle nostre strutture pubbliche, in virtù di questo piano, ci sono grosse novità di potenziamento delle attività sanitarie sia per l'ospedale di Pagani, sia per l'ospedale di Sarno che quello di Scafati. Ma l'intento del convegno non è solo quello di parlare delle strutture pubbliche, ma di informare le persone sulle nuove opportunità di lavoro che ci sono nell'ASL di Salerno, sia per quanto riguarda gli infermieri, sia per quanto riguarda la mobilità.
che circa 1200 persone saranno stabilizzate. Inoltre, probabilmente, questo durante il convegno penso che uscirà, si preannuncia per l'anno prossimo probabilmente un grosso concorso regionale per la prima volta dopo anni per gli infermieri.